Con l'arrivo del nuovo anno, parte la corsa verso il 4 marzo. Tuttavia, la data del voto è l'unica certezza in un panorama politico pieno di incognite. Archiviata la 17ª legislatura, ormai le forze politiche sono pronte a lanciarsi nella campagna elettorale il cui esito appare decisamente incerto, a partire dal fatto che si voterà con una nuova legge elettorale, il controverso Rosatellum bis. Non è nemmeno chiaro, al momento, se ci sarà un Election Day, o se i cittadini di Lazio, Lombardia, Molise e Friuli Venezia Giulia sceglieranno i loro governatori nei mesi successivi. Ad ogni modo, l'incertezza più evidente riguarda gli effetti della nuova legge elettorale. Sin dalla sua approvazione, tanti osservatori fecero notare che un sistema per 2/3 proporzionale e solo 1/3 maggioritario, senza il voto disgiunto, rischia di non produrre maggioranze chiare. Tanto che c'è chi preannuncia uno scenario spagnolo, ovvero un repentino ritorno alle urne, magari a giugno. Anche se è difficile che i neoparlamentari vogliano con leggerezza correre il rischio di perdere un seggio appena conquistato. Il PD, dato negli ultimi tempi in calo nei sondaggi, spera in una grande ripresa, facendo leva soprattutto sui risultati degli ultimi governi. I Dem affidano le loro speranze di rilancio alla tenuta dell'elettorato vicino al segretario Matteo Renzi e, forse spinti dalle parole di Mattarella, sembrano puntare decisamente sulla lotta alla disoccupazione. L'obiettivo è semplice: avvicinarsi più possibile alla fatidica quota 40%, sostenendo che quello al PD è l'unico voto utile per battere il populismo del centrodestra e quello di Grillo. Ma intanto a sinistra sono in corso grandi manovre per costruire l'intesa con più Europa. La Bonino e i suoi compagni di viaggio oggi hanno lanciato il grido di allarme: siamo costretti a correre da soli. Al momento è l'unica via, hanno spiegato i promotori lanciando, in settimana, la raccolta firme e puntando il dito contro il Viminale accusato di interpretazione surreale della legge elettorale. Ma in serata è intervento il vice segretario del PD Maurizio Martina, per lanciare una ciambella di salvataggio che conferma l'interesse dei Dem a non perdere i voti della galassia Bonino. Per il PD le porte della collaborazione con la lista più Europa sono sempre aperte e siamo pronti anche alla leale collaborazione organizzativa, garantendo il nostro lavoro per la raccolta delle firme necessarie per ogni circoscrizione. Solo il voto dirà poi se la lista olivista di Riccardo Nencini e Angelo Bonelli riuscirà a frenare il flusso verso Liberi e Uguali, che punta a un risultato a 2 cifre.